Come lavare un rullo in modo automatico. Sigla! E bentornati ragazzi sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. Alzi la mano chi, una volta finito il lavoro, che potrebbe essere di rasatura, di stuccatura, di pittura, non ha voglia di pulire gli attrezzi a fine lavoro? Io, a me fare i lavoretti in casa piace davvero un sacco. Quando raso una parete oppure la pitturo, davvero il tempo mi vola. Ma una volta che ho finito di fare il lavoro e mi ritrovo il secchio da pulire, il rullo, il pennello da lavare, il frattazzo che magari mi sono dimenticato di pulire subito e si è incrostato di stucco, di intonaco, e davvero magari passo un sacco di tempo a guardare quegli strumenti così, perché non ho proprio voglia di pulirli. Però quantomeno per il rullo da pittura, che generalmente facevo un macello nel lavandino, ho trovato qualcosa di fantastico, ragazzi, fantastico. È questo qui. Onestamente non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Su Amazon c'è, se volete vi lascio il link in descrizione. In pratica questo è un lavarulli automatico. Da qui si mette la canna dell'acqua. Qui dentro ci sono degli ugelli orientabili che sparano l'acqua verso il rullo. Coperchio. E si infila il rullo semplicemente così. Tadan! Non è grandissimo, non è neanche ingombrante, guardate. Qui alla parte dove fuoriuscirà l'acqua, e dato che le dimensioni e il diametro dei rulli comunque variano, bisogna ogni volta spostare gli ugelli, direzionarli, in modo che siano tangenti al diametro esterno del rullo. Per farlo, ragazzi, è semplicissimo. Vi basta allentare la ghiera in senso orario, sì, il filetto sinistro, e direzionare gli ugelli in base al diametro del vostro rullo e poi chiudere nuovamente la ghiera. L'attacco per l'acqua è predisposto per l'aggancio rapido e anche quando dovete andare a pulirlo lo smontaggio è semplicissimo. Allentate la ghiera, togliete la ghiera, togliete la rondella, girate l'albero con gli ugelli e sbloccate la metà. Così avrete le tre parti sporche separate per un lavaggio ottimale. Ecco, piccola accortezza. Dovrete avere una pressione sufficiente nel vostro impianto dell'acqua a casa. Se quando aprite il rubinetto vi esce proprio un rigagnolo, non può fare miracoli questo, perché non c'è sufficiente pressione per far girare il rullo. Ma direi che i soliti 4, 5, 6 bar dell'impianto di casa possono anche bastare. Ma adesso basta ciance e andiamo a vedere come si comporta. Il test lo farò con due rulli diversi. Questo è in microfibra, è adatto a superfici lisce o poco ruvide, quindi per il cartongesso, mentre questo qui è in tessuto in poliammide, è adatto per muri ruvidi interni e esterni, quindi per le pitture e quarzi. Questo è un pelo lungo medio, però diciamo che bene o male i rulli si dividono in queste due tipologie, ce ne sarebbero anche altri, ma per semplicità facciamo questi due. Non utilizzerò rulli più piccolini perché non avrebbe nemmeno senso. Sono piccolini, sono anche più facili da lavare. Questi qua invece sono quelli più difficili, quelli più ostici. Per iniziare dovremo utilizzare un raccordo del genere da montare direttamente qui sul rubinetto, è fatto apposta per l'aggancio rapido. Vi basterà quindi svitare il raccordo preesistente, che è questo, e al suo posto mettere questo. Se serve anche a voi, pure questo ve lo lascio in descrizione, è standard 24x1. Vi occorrerà poi una canna con un innesto rapido, e questo qua è semplicissimo, l'ho preso a un brico, adesso vi faccio vedere come è fatto. Semplicemente si infila questa qua così, qui dentro, si incastra bene, si avvita. Una controllatina che sia rigido e questo si bloccherà automaticamente da solo, così sentirete un click. E ovviamente poi vi occorrerà il lavarulli e anche questo all'innesto rapido, quindi lo collego già.
e intanto lo lascio qui, che sarà la zona di lavaggio. Bene, il rullo è completamente sporco di bianco e ora proviamo ad andare a fare il lavaggio. Rullo messo, diciamo che le tre tacchettine danno un po' fastidio ai supporti in ceramica un pochino bombati, tende un po' a scivolare. E adesso apriamo l'acqua e vediamo come si comporta. Adesso ho messo pochissima pressione apposta, infatti vedete che il rullo non gira. Ora aprirò completamente l'acqua. E ora gira. Non so se lo vedete, non è passato nemmeno un minuto e guardate che già quasi tutta la pittura se n'è andata via. Il bianco è sparito completamente. Adesso, secondo le istruzioni, dovrei chiudere l'acqua, lasciare finire la centrifuga e poi dovrebbe essere pulito. Ragazzi, guardate, completamente pulito ed è anche ben frizzato. Quindi rulli a pelo medio lungo, direi promosso. Ora proviamo invece con quello in microfibra. Sarà più difficile con questo perché di solito la microfibra tende un po' ad assorbire l'acqua, però vediamo. Completamente imbevuto di pittura bianca e ora andiamo a fare il test con il rullo in microfibra. Bene, anche qua è passato circa un minuto e adesso andiamo a vedere come ha lavato il rullo, però già si vede che il bianco non c'è più. Ma ragazzi, ottimo! Pensavo che con la microfibra avesse assorbito un pochino di più la pittura e invece è anche ben strizzato, cioè, visto? Non cade l'acqua. Come vedete anche l'ambiente di lavoro è rimasto anche abbastanza pulito, visto che non si è sporcato tantissimo il lavarullo. Quindi vi devo dire, per me, promosso anche nel caso della microfibra. Ah, veniamo noi. Cosa penso di questo lavarulli automatico? Secondo me è un acquisto ottimo, nel senso, io che odio lavare le cose, l'ho trovato comodissimo. Infili dentro il rullo, apri l'acqua e il rullo viene lavato automaticamente. Magari non ci metterà un minuto per essere lavato completamente, aspettate uno o due minuti, ma comunque ho visto già che dopo il primo minuto il rullo è anche abbastanza pulito e non è neanche zuppo, cioè anche a toccarlo vi accorgete che non è fradicio, è stato centrifugato bene. Bisogna ricordarsi di orientare gli ugelli, altrimenti se vi dimenticate e mettete dentro il rullo e aprite l'acqua e i getti non sono direzionati correttamente andranno a sparare al centro del rullo e questo non si girerà. Quindi ricordate, direzionate sempre gli ugelli, è importantissimo. Come avete visto all'inizio, si divide in tre parti facilmente lavabili. Ammetto che mi sarebbe piaciuto qualcosa qui sotto, una sorta di guarnizione, un inserto per scaricare direttamente l'acqua dentro nel lavandino, perché comunque se lo utilizzate nella vasca, nel lavandino, l'acqua rimane abbastanza circoscritta in questa zona, però un pochettino ai bordi sporcherà lo stesso. E magari metterla direttamente sopra lo scarico con una guarnizione che fa la tenuta, magari rendeva il tutto un pelo più pulito.
Però dai, rispetto al pulire normalmente un rullo, non c'è proprio paragone. Direi che utilizzando questo sporca l'80%, 85% in meno. O magari ancora meglio, se avete un secchio, lo mettete direttamente lì, aprite l'acqua e tutta l'acqua va scaricata nel secchio. Così vi ritrovate rullo e lavandino puliti. E se avete la malsana idea di pitturare le piastrelle, un attimo, ho realizzato un video in cui vi mostro come fare per far uscire un lavoro un pochettino più bello. Vi lascio il video qui sopra. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi, ciao!